In diretta sempre nel Messinese. Andiamo a Gioiosa Marea, nella piazza principale del paese, perché stamani gli abitanti danno vita ad una manifestazione per protestare contro il fatto che la statale, importante arteria di comunicazione della zona, è bloccata da più di un anno. C'è per noi lì Giovanna Cucè. Giovanna. Lo dicevi tu da studio, noi ci troviamo a Gioiosa Marea perché oggi Gioiosa Marea, questo comune della provincia di Messina, si ferma e protesta. Chiuse le scuole, chiusi i negozi, chiuse le imprese. Si protesta contro, lo state sentendo in questo momento, si protesta contro la chiusura della strada statale 113. Lo scorso anno una frana, in realtà frane in diversi anni, già a partire dal 2003, hanno pesantemente danneggiato tutto l'asfalto della 113 e si è aperta anche una voragine. Le cronache hanno registrato la scorsa settimana, ricorderete sicuramente anche la morte del ciclista Clochard. Quest'oggi un corteo partirà da questa piazza, la piazza principale di Gioiosa Marea, e si snoderà lungo le vie principali di Gioiosa Marea. Gridano vergogna, urlano, lo state sentendo i cittadini di Gioiosa. A proposito, noi abbiamo accanto a noi alcuni rappresentanti del Comitato Spontaneo di Cittadini che si è costituita la scorsa settimana dopo la morte, come dicevo, del ciclista Clochard. Accanto a me una studentessa, buongiorno. Tu dicevi tanti disagi per raggiungere scuola, tu dove vai a scuola e cosa devi fare ogni mattina? Io frequento il liceo scientifico a Patti e come la stragrande maggioranza dei giovani gioiosani siamo obbligati ad arrivare a Patti passando per una strada un po' sconveniente per noi. Infatti siamo costretti a prendere degli autobus qui a Gioiosa Marea che tornano indietro per prendere l'autostrada a Brolo, quindi al posto di andare avanti noi dobbiamo retrocedere. Prendiamo l'autostrada per arrivare poi a Patti e arrivare quindi a scuola. Questo comporta, diciamo, un dispendio di tempo di circa 3 quarti d'ora, 40. Mentre con la strada statale arrivare a scuola sarebbe fatto. Sarebbe stato più facile. Noi ricordiamo che la chiusura ha comportato, la chiusura della statale 113, l'apertura di una via che viene chiamata alternativa. Noi quest'oggi abbiamo girato all'alba delle immagini. Non è una strada facile, anche perché lo stiamo vedendo in questo momento a forte pendenza, ci sono delle curve. È una strada che pone anche un problema di sicurezza. Un'economia in ginocchio, quella di Gioiosa Marea, accanto a me, responsabile di un supermercato. Sì, anche noi abbiamo subito parecchi danni. Io posso solo possiamo già documentare quali sono i danni nella nostra azienda che si aggirano superiori ai 300.000 euro. Noi abbiamo, Perdita d'affari notevole. oltre perdita d'affari per mancati incassi, anche stiamo subendo maggiori spese anche per i trasporti, perché tutti i trasportatori devono fare dei giri che sono interminabili, quindi maggiori costi di trasporto e quindi maggiori spese per la nostra azienda. E posso anche già affermare che la nostra azienda si sta muovendo per vedere come sistemare il personale, perché una mancanza di incassi ci può. Rischiate la chiusura. E poi un comitato che già nel 2004 ha praticamente denunciato questi problemi e la messa in sicurezza della strada. Sì, esattamente. Nel 2004 abbiamo iniziato io con un gruppo di ragazzi a fare manifestazioni di questo tipo. Abbiamo poi proseguito la nostra protesta nel 2007 quando abbiamo fatto la raccolta delle tessere elettorali. Abbiamo invitato la gente a non votare questo. Grazie, grazie signore, con questo è tutto, a voi la linea. Sì, torneremo a Gioiosa Marea per parlare con il sindaco. Adesso ci spostiamo a Gioiosa Marea nel Messinese in diretta con Giovanna Cucè. Oggi il paese si è fermato per una protesta contro la chiusura per una frana di una importante arteria della zona. Giovanna, con te il primo cittadino del paese. Sì, Tiziana, con me il primo cittadino di Gioiosa Marea e poi sentiremo anche il sindaco di Piraino. Cominciamo da Ignazio Spanoga, il sindaco di Gioiosa Marea. Sindaco, in realtà i soldi ci sono 5 milioni di euro stanziati, ma perché i lavori ancora non cominciano? Perché aspettiamo la firma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un'ordinanza. Questa ordinanza consentirà di abbreviare i tempi per l'inizio dei lavori perché si daranno dei poteri speciali straordinari al presidente dell'ANAS, il quale sarà nelle condizioni di poter far avviare i lavori in tempi molto più rapidi. Quindi ci sarà una procedura di affidamento di inizio dei lavori sicuramente celere che ci consentirà di poter vedere riaperta la strada in tempi molto più rapidi piuttosto che aspettare le procedure ordinarie che sono molto lunghe e E farraginose. adesso al sindaco di Piraino, che è un comune coinvolto anche appunto in questa vicenda, quali sono le difficoltà per Piraino?
Ma per Piraino come per Gioiosa il fatto di abitare in un posto bellissimo con una strada che però è a strapiombo sul mare e viene aggredita dall'erosione marina e con le colline che crollano. Questo ci fa fare praticamente la fine dei topi quando cascano queste frane, con la soluzione che ci passa sotto il naso, che sarebbe l'autostrada con un accesso d'emergenza che potremmo realizzare. Grazie al sindaco Giancarlo Campisi, lo state sentendo, tra qualche minuto partirà il corteo proprio da qui. E con questo è tutto, linea a te Tiziana.